Dopo aver dato ai familiari la possibilità di vedere il paziente deceduto, preparate la salma per l'obitorio. La testa del letto deve essere sollevata per evitare il pallore associato alla carenza di sangue. Mantenete il corretto allineamento corporeo del paziente, con i palmi delle mani rivolti in basso o incrociati sull'addome. Non mettete una mano sull'altra in quanto questo potrebbe causare pallore. Okay. All right. Is there any family going to come in to see him? No, the family has already viewed him. Okay. Well, let's get started to put him in the shroud. Con l'uso di tamponi e di un rotolo di garza legate in modo lasso le mascelle del paziente in modo da tenerle chiuse e legate gli arti tra loro, seguendo i protocolli della vostra azienda. John place there. Could you hand me one of the tags there that the doctor filled out, Jennifer? Right, make sure we got the right information. Etichettate la salma secondo le direttive della vostra azienda. Mettete il corpo nel sacco di plastica che trovate nell'apposita confezione, se previsto dalle procedure aziendali.
Assicuratevi di aver attaccato un'etichetta identificativa all'esterno del sacco o sul braccio del paziente deceduto. Make sure that we just get all his personal belongings, put them in the plastic bag, tag those, and make sure that everything goes to the morgue with him, okay? Thank you so much for your help.